oggi trovate comunque le macerie che sono state completamente sgomberate, le casette che sono iniziate qui, le casette non saranno e non possono essere uguali a tutto il resto del cratere, lo state sentendo voi oggi in questo momento che tipo di clima c'è qui, che vento c'è qui, se qui avessimo installato quelle casette sarebbe stato un disastro, ovviamente come tutto. Con queste regole, con le regole di ingaggio che abbiamo, utilizzare le regole, riuscire a fare in tempi brevi ciò che non si riesce a fare nell'ordinario, con le regole dell'ordinario, non è possibile. È un miracolo che siamo riusciti a fare tutto quello che siamo riusciti a fare qui con le regole che ci sono state date. Credetemi, è veramente un miracolo. Oggi io sono contento, sono soddisfatto, perché da qui in avanti questa gente potrà rinascere e non dentro delle baracche, ma dentro delle strutture che possono garantire a tutti quelli che vengono qui dignità, a quelli che ci lavorano e a quelli che vengono a visitarci. Dove dormiranno però i commercianti? I commercianti, allora, le SAE non sono a utilizzo dei commercianti, sono solo 8 le famiglie che avevano le caratteristiche per poter avere le SAE. I commercianti, per i commercianti, unica soluzione in tutti e 131 del cratere, realizzeremo qui delle strutture perché i commercianti possono avere un loro monolocale con un bagno. Ci andate a parlare voi con il commissario degli usi civici che dice che non possiamo metterle da nessuna parte? Ecco, vedete, io sono denunciato dal commissario degli usi civici perché non potevamo realizzare nemmeno le soluzioni abitative di emergenza. A metà di novembre abbiamo un'udienza con il commissario degli usi civici perché dice che tutto questo che abbiamo realizzato qui non si può fare. Rischia quindi di essere messo sotto sigillo? Questo può accadere. Questa è la condizione in cui noi stiamo lavorando. Ecco, è bene che questo sia chiaro a tutti. Ma dopo 2 anni a chi bisogna rompere le scatole affinché questi cavilli burocratici finiscano? Allora, è stato fatto un grande lavoro, credetemi. Oggi noi disponiamo di un tessuto di norme importanti, fondamentale. Però questo paese che racconta di frane, alluvioni, esondazioni, terremoti, crolli dei ponti, tutti i giorni, possibile che non si debba dotare di un testo unico per la gestione delle emergenze? Che dica che ci sono delle deroghe agli usi civici e che quindi quando io costruisco le casette per i miei cittadini non debbo stare a pensare se c'è l'uso civico oppure no? Da 200 anni. Ecco, funziona così. Queste sono norme che sono da 200 anni che sono così. Questo è il concetto. Allora, noi non facciamo mai polemiche, non ne abbiamo mai fatte nei confronti di niente e nei confronti di nessuno. Ci siamo rimboccati le maniche e stiamo comunque cercando di lavorare nel quadro delle norme che abbiamo a disposizione, che ci sono state messe a disposizione. Oggi finalmente disponiamo di un quadro di norme che ci può essere utile per scrivere il testo unico per la gestione delle emergenze. Allora non avremmo avuto questi problemi. Grazie.